il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli, care sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa del Signore nel giorno in cui Alessandro e Simona intendono formare la loro famiglia. In quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, con l'amicizia e la preghiera fraterna. Ascoltiamo attentamente insieme con loro la parola che Dio oggi ci rivolge. In unione con la Santa Chiesa supplichiamo Dio Padre per Cristo Signore nostro, perché benedica questi suoi figli che stanno per celebrare il loro matrimonio, li accolga nel suo amore e li costituisca in unità. Facciamo ora memoria del battesimo nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli nel Figlio. Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. E ad ogni invocazione diciamo: noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Signore. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo Figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Signore. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Signore. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Alessandro e Simona la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Signore. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerato nell'acqua con la potenza del tuo Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi ad Alessandro e Simona un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che fin dagli inizi della creazione hai voluto l'unità fra l'uomo e la donna, congiungi con il vincolo di un solo amore questi due figli che oggi si uniscono in matrimonio, e fa che siano testimoni di quella carità che hai loro donato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle infermiere. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Il mio amato è mio, e io sono suo. Egli dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché è forte come la morte e l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgere. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio. Liete parole mi sorgono dal cuore, io proclamo a te il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba veloce. Sia con noi la puntata. Tu sei il più bello dei figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per sempre. O prode, cingiti al fianco la strada, tua gloria è il tuo vanto, e avanza di un fratto. Sia con noi il giorno della nostra vita. Cavalca per causa della verità, della mitezza e della giustizia. Ami la giustizia e la malvagità delle vesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Sia con noi il giorno della nostra vita. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito dalla tua bellezza, e lui, il tuo Signore, rendi il mio omaggio. Sia con noi ogni giorno la nostra vita. Gli abitanti di Dio portano d'oro, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. Sia con noi ogni giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: se non avessi la carità non sarei nulla. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto.
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Parola di Dio. Simona credo ricordi i suoi affetti, ecco,
dove in qualche modo è cresciuta insieme alla, ecco, alla comunità di Giammoli. E siamo qui insieme ovviamente agli amici e parenti di Alessandro, che saluto e ringrazio, e che si uniscono insieme ai genitori e parenti di Simone in questo giorno così importante per voi, vi fanno da corona. La parola di Dio che voi avete scelto, posso dire anche accuratamente, ma a diverso tempo, non fa altro che richiamare il segreto del vostro amore, il segreto del vostro sì. Un amore, quello cristiano, che è sempre in continua ricerca. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come l'amato cerca l'amata e l'amata cerca l'amato. Ed è chiaro che il Cantico dei Cantici sta cantando l'amore del Signore, di Dio, ecco, per la sua sposa, la Chiesa, l'amata. E di quello stesso amore che mi deve contraddistinguere, questa ricerca continua. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati amica mia, mia bella, e vieni presto, o mia colomba che sta nelle fenditure della roccia. C'è questo canto d'amore che l'amato fa all'amata, che l'amata in qualche modo è come se fosse chiusa in questa prigione dorata. Allora l'amato la cerca, gli sta andando incontro, gli fa la sua proposta d'amore, ma questa, tra virgolette, gabbia in immagine è soltanto da dentro che l'amata la può aprire. E ecco, vediamo come l'amore è qualcosa di unico e di libero, dove non si può certamente costringere, ma il cuore di uno si apre da di dentro. Il mio amato è mio e io sono sua. Allora egli mi dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Ecco cosa fa oggi il Signore. Mi mette come sigillo tra te, tra Alessandro e tra Simone. E tra Simona, perché forte come la morte è l'amore. Oggi noi cantiamo un amore forte, in un tempo in cui amarsi per sempre potrebbe far paura. E accanto alla paura, accanto alla scommessa per il futuro, non bisogna, ecco, avere paura. Perché è certo che se ci appoggiamo soltanto sulle nostre forze, del vostro matrimonio poggia soltanto sulle vostre forze, sui vostri buoni propositi, ce lo dobbiamo dire, ce lo diciamo serenamente, prima o poi cadrà. Perché le batterie si possono esaurire, perché nonostante, ecco, quanto Alessandro cercherà di piacere a Simona, a un certo punto forse non ce la farà più, e allo stesso modo Simona, per quanto cercherà di corrispondere ad Alessandro, a un certo punto verrà meno, non perché non sono bravi, ma perché semplicemente è nella natura umana quella di cadere ed essere fragile. E il Signore lo sa bene che tante volte l'amore potrebbe, almeno quello umano, finire, terminare. Infatti noi parliamo di un amore diverso, è l'amore di Dio quello che oggi entra nella vostra vita, e su quell'amore voi dovete costruire la vostra famiglia. E Paolo vi dava, ecco, un programma di vita, come si fa ad amarsi per sempre? Qual è l'amore che deve caratterizzare gli sposi cristiani? Non l'amore da quattro soldi, non l'amore finché oggi mi va bene e domani ci lasciamo, non l'amore finché mi fa comodo a me e poi ciao io e ciao tu. Paolo ci diceva: desiderate intensamente carismi più grandi, allora vi mostro la via più sublime. Qual è la via più grande? Qual è la via più sublime? Qual è la via che rende l'uomo felice? Sappiamo che noi siamo stati creati per la felicità. Se non amiamo, siamo eternamente tristi. Noi siamo fatti a immagine di Dio e amore, ecco perché l'uomo non può fare altro che andare in conto fin dal progetto originario, nel matrimonio oppure nello stato di vita sacerdotale da consacrare. E sappiamo bene che le nostre vite senza amore, a un certo punto possiamo avere bei titoli, bei studi, bei conti in banca, belle barche, ma a un certo punto siamo tristi. Allora, qual è questa via più sublime? Qual è la via che oggi il Signore vi ricorda per far sì che il vostro amore sia eterno? Qual è la misura dell'eternità? Allora Paolo comincia a dire cosa non è l'amore. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo. Un bronzo che ribomba o un cingolo che strepita. Ecco, potete parlare tutte le lingue degli uomini, potete essere bravi affaristi, potete ammaliare con le parole, ma a un certo punto sarete come delle campane che non suonano, come qualcosa che non funziona. E se avessi dono della profezia, e se anche avessi in dono tutti i miei beni, così nel Signore corpo, tutte cose che noi possiamo fare, che voi potete fare, a un certo punto sareste tristi.
Allora cos'è l'amore di Dio che oggi entra nella vostra vita? Quell'amore che voi state scegliendo. La carità è magnanima, è benevola la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, e via dicendo, l'abbiamo ascoltato. È difficile amare così. È difficile senza volersi bene, senza provare invidia. A volte ci si manca di rispetto, a volte cerchiamo il proprio interesse nell'altro, di chi abbiamo accanto, a volte ci adiriamo, ci arrabbiamo, a volte veniamo conto del male ricevuto, ce lo siamo detto in altre preparazioni, altro che ce la conserviamo e poi al momento più opportuno Dio ci sa che ci può. Ma allora cos'è? Come si fa ad avere questo amore che dura per sempre, questa carità che non avrà mai fine? Tutto il resto finisce, scompare. Passano i regni di questo mondo, passano le ricchezze, passa il dono delle lingue, passa il dono delle profezie, addirittura Paolo ci dice che passerà la fede, la speranza, ma saremo giudicati sulla carità. La carità non avrà mai fine. Allora è questo l'amore che dovete scegliere. Potrebbero esaurirsi le batterie di cielo, come capita in tutti i cuori e in tutte le vite, ma ricordatevi di questo giorno, ricordatevi di questo sì, ricordatevi della strada percorsa insieme, ricordatevi che il vostro amore non è semplicemente qualcosa di umano, è qualcosa di divino. Da oggi innanzi non c'è più Dio, ma c'è il noi, e c'è il noi se c'è Dio. Tra Alessandro e Simona, da ora innanzi c'è Gesù Cristo, quel Gesù Cristo che li invita ad accontentarsi, quel Gesù Cristo che li invita a non essere come gli altri, quel Gesù Cristo che li invita continuamente a dire: riposatevi in me, cercate in me l'amore vero, perché da soli non potete far nulla. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Cos'è la volontà del Padre? Chi non vorrebbe fare la volontà di Dio? Chi non vorrebbe essere una famiglia perfetta? Chi non vorrebbe sempre azzeccare le scelte di vita? Io ve lo auguro sempre che da oggi in avanti qualsiasi scelta fate insieme sia azzeccata, vuol dire il Signore ci ha fatto capire questa scelta, noi la stiamo mettendo in alto, il Signore ci sta benedicendo perché tutto va bene. Se tutto va male, o se ci sembra che il Signore ci sta abbandonando, come si fa? Bisogna costruire la casa su una roccia. Avete oggi scelto questa parola e lui lo ripete: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio. Ascoltate le parole del Signore, ascoltate il suo amore, ascoltate i suoi sacramenti, l'Eucaristia in primis, la confessione, perché se la vostra vita viene costruita su parole che passano, e di parole ne possiamo dire tante, e di fatti ne possiamo fare tanti, ma forse saranno troppo di un amore umano che si consuma. Allora forse questo è il motivo per cui tante volte si comincia a non capirsi più, si comincia a non completarsi più, si comincia a dire: ma chi me l'ha fatto fare? No, non sia così mai d'accordo. Ascoltare in continuazione quella parola di quel Dio che sta che vi sta parlando, voi d'ora innanzi siete fatti a sue immagini, siete suoi. E fra poco, dopo il primo consenso, dopo lo scambio degli anelli, Gesù Cristo in persona, col suo corpo e col suo sangue, per la prima volta da sposi, entrerà nella vostra vita e vi unirà per sempre. Allora da lì si comincia e lì si arriva. Quella è la vostra roccia per dire: torno all'amore vero. Non ci siamo scelti, lui ci ha scelto. Non ci siamo uniti, lui ci ha uniti. E se arriva la tempesta, come capita su questa casa, che arriva la tempesta, stradicono i fiumi, soffiano i venti e si abbattono su quella casa, e sì, a volte la vita è seria, è qualcosa dove ci sembra crollare, ma se la ridice forte, se c'è qualcuno che rende forte il vostro amore, essa non cade perché era fondata sulla roccia. Allora questo è il mio punto, cercare sempre questa roccia. La casa si sa, una volta che si costruisce si deve in continuazione fare manutenzione, giusto ingegnere? La casa va sempre manutenzionata. E un po' dice Papa Francesco che l'arte dell'amore è l'arte dell'aggiustare. Ci si aggiusta quando ci si continua ad ascoltare, ci si aggiusta quando anche si accettano i silenzi altrui, ci si aggiusta quando
si sa che oltre Simona c'è un Dio che è amore, oltre Alessandro c'è un Dio che è amore, oltre la famiglia, oltre la coppia, oltre le cose che non si comprendono, da primo acchito c'è qualcun altro che mi fa sperare e mi darà occhi nuovi per affrontare con la novità del Signore ogni difficoltà, ma anche ogni cosa bella che il Signore vi metterà davanti. Allora questo è il nostro augurio, che possiate sempre fondare la vostra vita sulla roccia che è il Signore, perché tra il mondo emotivo e il mondo intellettivo ci sia sempre quella sana equilibrio e con le loro persone e quell'equilibrio del Signore che ogni santo giorno accenderà il vostro amore, vi dirà la via da percorrere, sarà la vostra gioia e vi renderà sempre la vita e la vostra famiglia felice. Allora, auguri di vero cuore e continuiamo a pregare con voi e per voi. Carissimi Alessandro e Simona, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Alessandro e Simona, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Alessandro, accolgo te, Simona, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Simona, accolgo te, Alessandro, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che nel paradiso ha unito Adamo ed Eva, confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi sostenga con la sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen.
Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Simona, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro e Simona sono sposi cristiani, facciamo un bel applauso. Fratelli e sorelle, consapevoli del singolare dono di grazia e carità per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli Alessandro e Simona, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Perché Alessandro e Simona, attraverso l'unione santa del matrimonio, possano godere della salute del corpo e della salvezza eterna, preghiamo. Perché il Signore benedica l'unione di questi sposi, come santificò le nozze di Cana, preghiamo. Perché il Signore renda fecondo l'amore di Alessandro e di Simona, conceda loro pace e sostegno, ed essi possano essere testimoni fedeli di vita cristiana, preghiamo. Ascoltaci, Signore, perché il popolo cristiano cresca di giorno in giorno nella certezza della fede e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita ricevano l'aiuto della grazia che viene dall'alto, preghiamo. Perché lo Spirito Santo rinnovi tutti gli sposi qui presenti, la grazia del sacramento, preghiamo. Ora, in comunione con la Chiesa del Cielo, invochiamo l'intercessione dei Santi. Santa Maria, Madre di Dio. Santa Maria, Madre della Chiesa. Santa Maria, Regina della Famiglia. San Giuseppe, Sposo di Maria. Santi Angeli di Dio. Santi Gioacchino e Anna. Santi Zaccaria ed Elisabetta, San Giovanni il Battista, Santi Pietro e Paolo, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santi Martiri di Cristo, Santi Aquila e Priscilla, Santi Mario e Marta, Santa Monica, San Paolino, Santa Brigida, Santa Rita, Santa Francesca Romana, San Tommaso Moro, Santa Giovanna Beretta Molla, Sant'Alessandro, Santi Simone e Giuda, San Pio la Pietrelcina, Santi e sante tutti di Dio, pregate per noi.
fondi, Signore, su Alessandro e Simona lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuore solo e un'anima sola. Nulla separi questi sposi che tu hai unito, e ricolmati della tua benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci mettiamo seduti e continuiamo la nostra celebrazione.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, delle tue chiese, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Alessandro e Simona, che hai voluto condurre al giorno delle nozze, per tua grazia vivano nell'amore vicendevole e nella pace. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Oggi siete uniti in matrimonio e diventerete papà e mamma, ma resterete, restiamo tutti figli di Dio. E ci fa bene sentirci figli, perché tutte le volte che sentiremo venir meno l'amore umano, dobbiamo ricordarcelo, facciamo adesso, che c'è un papà che veglia su di noi e che è pronto a darci tutto quell'amore di cui.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Adesso, fratelli e sorelle, proviamo con fiducia il Signore, perché fonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi che celebrano in Cristo il loro matrimonio. Egli che li ha uniti nel patto santo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, li confermi nel reciproco patto. Gli sposi si mettono in ginocchio e adesso chiediamo al Signore di benedire questa nuova famiglia. O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose, nell'ordine primordiale dell'universo, hai fermato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola carne. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. O Dio, in un mistero così grande, hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della Chiesa. O Dio, in te la donna e l'uomo si uniscono e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio. Guarda ora con bontà questi due figli, che uniti nel vincolo del matrimonio chiedono l'aiuto della tua benedizione, e fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. In questa tua figlia Simona dimori il dono dell'amore e della pace, e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. Alessandro, suo sposo, viva con lei in piena comunione, la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come uguale nella dignità, la ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa. Ti preghiamo, Signore, affinché questi due figli rimangano uniti nella fede e nell'obbedienza ai tuoi comandamenti. Fedeli a un solo amore, siano esemplari per integrità di vita, sostenuti dalla forza del Vangelo, diano a tutti buona testimonianza di Cristo. Sia feconda la loro unione, diventino genitori saggi e forti, e insieme possano vedere i figli dei loro figli, e dopo una vita lunga e serena giungano alla beatitudine eterna del Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Thank you.
lei. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Adesso prima faranno la comunione gli sposi, poi io e Padre Francesco passeremo nei banchi per chi desidera fare la comunione, che rimarrà alle piedi, tutti gli altri si accomodano, si siedono e accompagnano questo momento con il canto. La comunione si riceve sulle mani.
Preghiamo. Signore, che ci hai fatto partecipi della tua mensa, concedi ad Alessandro e Simona, da te uniti con il sacramento nuziale, di esserti sempre fedeli e di annunciare il tuo nome ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio eterno Padre, vi conservi uniti nel reciproco amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Amen. Abbiate benedizioni nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Amen. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio, perché i poveri e i sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda per intercessione della Beata Vergine Maria la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci mettiamo seduti, rimangono in piedi gli sposi e i testimoni per la parte civile. Alessandro,
professione indicato, nato a Chiusi il 7-7-1984, residente in Milazzo, stato civile libero. E Angeli Simona, professione psicologa, nata a Sant'Agata di Militello il 22-9-1989, residente in Pace del Mela, stato civile nubile. Alla presenza dei testimoni, i signori Armani Stefano, nato a Livorno il 8-10-1973, residente in Livorno. Schippa Giulia, nata a Città della Pieve il 4-1-1985, residente in Città della Pieve. Pennisi Emanuele, nato a Messina il 5-12-1987, residente in Veneto. E Cangelli Roberta, nata a Sant'Agata di Militello il 20-10-1993, residente in Pace del Mela. Visti i certificati nei quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche che sono state eseguite nella parrocchia di Santa Maria del Rosario in Giammoro nei giorni 7-19 luglio 2021 e di Santo Stefano Protomartire in Milazzo nei giorni 11-18 luglio 2021 e quelli civili dal giorno 27 luglio al giorno 4 agosto 2021 nel comune di Pace del Mela e di Milazzo dal 28 luglio al 5 agosto 2021, ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni ed avendo avuto il loro mutuo consenso li ho dichiarati in matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica. Dopo manifestato il consenso alla presenza dei soprattutti testimoni, ho dato lettura agli sposi degli articoli del codice civile 143, 144 e 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dopodiché ho redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro, cioè il presente, è destinato all'ufficio di stato civile di questo comune, San Pierniceto, per essere trascritto nei registri. Nell'atto di matrimonio gli stessi sposi hanno fatto le seguenti dichiarazioni. Separazione dei beni. Gli sposi ai sensi dell'articolo 162 secondo comma del codice civile dichiarano di aver scelto il regime della separazione dei loro rapporti patrimoniali. Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti.
cielo, che Simona qui è cresciuta con la nonna, alle novene di San Pietriceto. Quindi c'è un posto nel cuore, c'è San Pietriceto, e un posto di cui c'è Giammolo. Quindi anche se andate a stare a Milazzo, non dimenticatevi né di Giammolo né di San Pietriceto. Allora, di San Pietriceto non si dimenticano. Di Giammoro devo fare un pochino più di fatica, ma siccome c'è la sorella e i genitori, che la resta gliela faremo ricordare. Padre Francesco, vogliamo? Sì. Volevo dire che quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio e nasce una nuova famiglia cristiana, è motivo di gioia. È motivo di gioia per la famiglia dello sposo, è motivo di gioia per la famiglia della sposa, è motivo di gioia per tutta la Chiesa, perché nasce una nuova famiglia cristiana, una piccola Chiesa domestica, è motivo di gioia per il mondo intero. Ecco, insieme con Padre Michele volevo donarvi questa Bibbia degli sposi. Il Vangelo diceva: l'uomo saggio è colui che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Ecco, l'augurio con le parole del Salmo è che veramente lampada ai vostri passi sia la parola del Signore, luce sul vostro cammino. Auguri. Come si fa ad armonizzare l'ordine con l'emozione? Avete un esempio vivente nella musica che armonizza tutti i contrari e le dissonanze. Quindi, grazie a chi ha animato, è che sempre veramente la musica del vostro cuore possa essere l'amore del Signore. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie. Ancora auguri di vero cuore.
Amen.